Buongiorno raga, zoom zoom, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, la clip che avete visto prima, e adesso vi metto una fotina qua, aspettate, vi metto una fotina qui, vicino alla finestra, e praticamente parte l'avvento tutta la notte, raga, tempestoso, e quello è il nevischio che ha fatto poco fa, tipo una specie di grandinata, insomma, grandinata nevischio. E oggi assolutamente siamo chiusi in casa, ma era già annunciata questa settimana di brutto tempo, raga, lo diciamo, ve l'ho detto tante volte, quindi la prendo con un sorriso. Adesso ho spaccato qualche, un po', ho dato un po' di testate al muro, però l'ho presa bene, insomma, questo bel tempo nelle mie ferie. Raga, ridiamo, dai, ridiamo. Io sono ancora a letto e niente, dai, va bene così. Oggi arriva la Degustabus, quindi mi passerò un'oretta così, vabbè, mezz'oretta con quella e poi vedremo. Vedremo, raga, ci teniamo compagnia. Oggi è solo martedì mattina, comunque, non dovevo aprire questo vlog, ma viste quello che è accaduto, insomma. Ho detto, ma sì, lo apro, poi lo continuerò magari domani, perché oggi non era previsto fare vlog, raga. Va bene, domani mattina sveglia presto che si va a Weiden con, sapete già tutto, mia mamma, mia zia, l'amico, più o meno il tempo sarà come oggi, se non peggio, ma come vi dicevo, si prende con filosofia, raga. Noi ci sentiamo più avanti, ci tenevo ad aprire la clip adesso, in questo momento, con la neve. Comunque sono 4 gradi, 0 gradi percepiti e il vento non so neanche a dirvelo, da ieri sera sì che è cominciato 80-90 all'ora e sarà tutt'oggi così. Allora ragazzi regolari, io ho mangiato la colazione e ho mangiato lo yogurt. Quindi da oggi si sarà di nuovo regolari, yeah! E allora, ragazzi regolari, vi volevo dire che è uscito un po' il sole. È uscito un po' il sole, poi va via, poi va e viene. Comunque, raga, dopo tutta questa settimana che farà di pioggia, secondo me, appena ritornerà il sole, il caldo, avete visto qua il bel verde che c'è? Sarà una foresta pluviale praticamente, esploderà tutto, tutto, tutto. Ah, quindi prendiamo il lato positivo. Allora, dopo colazione sono le 9 e 23 minuti. I miei progetti di oggi, raga, sono pochi: togliere la roba dallo stendino. Come sapete, dallo scorso vlog mi sono levato le pulizie di casa e altre cosine. Oggi però farò, quindi leverò la roba dallo stendino che è già asciutta, la metterò sul letto così. Non la metto più nell'armadio, se no rimane lì dentro l'armadio. Invece, tenendola sul letto in un angolino, tanto io dormo in un angolo del letto, non mi disturba, la vedo lì ogni momento e quindi la stirerò il prima possibile. Poi penserò, siccome domani si va a pranzo fuori, penserò alla mia estetica. No, nel senso che mi taglio i capelli, mi pulisco la barba sotto con la lametta, le solite cose. La maschera che non ho fatto ieri, tra l'altro, per quello. E poi, come vi dicevo, non so se ve l'ho detto dal letto, arriverà la Degustabox dopo pranzo, verso l'una e mezza, due me la dà in consegna, quindi farò il video. Questo comunque è il vlog che ci porterà a giovedì sera, raga, alle 9 lo pubblicherò. Quindi starete un paio di giorni con me. Questo sapete già cosa vuol dire, un video lungo, però ci tengo. Domani non so, filmerò il più possibile. Sapete, quando sono con i parenti, così cerco di godermeli il più possibile. Molto difficile girare video, però ci proverò. Ah, ieri vi volevo dire, raga, che sono passato anche a Kick. No, scusate, Kick no, non sono entrato. A Woolworth e Action, ieri quando siamo andati a fare la spesa al Kaufland, al centro commerciale dove lavoro, per guardare se c'erano i supporti per le piante. Ma ce n'erano alcuni carini, ma raga, costavano 12 euro e io ne dovrei comprare 5 almeno. Potete capire che spesa grossa. Quindi provo ad andare da Teddy, se il tempo regge pomeriggio dopo
ho fatto il video della Degustabox, provo ad andare ancora da te, di tanto almeno due passi li devo fare, non posso stare chiuso in casa tutto il giorno. Pomeriggio mette un po' di apertura del cielo, quindi vado da te a vedere se ci sono questi qua, queste cose. Vorrei pagarle tipo 4-5 euro così, che è già un prezzo abbordabile, insomma, perché le devo comprare tanti, insomma. Ah no, ecco dove dovevo andare anche al Baumarkt, sarebbe l'hobby praticamente. Lì ci sono anche quelle panche, ecco, forse anche quelle, le panche a due piani, magari da montare, che è comunque semplice. Ecco dove volevo andare, me l'ero già messo in testa l'altro giorno, ma mi sono dimenticato adesso. A parte Teddy, sì, Teddy ci posso andare, e al Baumarkt, quindi andremo insieme e vedrò cosa troverò. Paolo, i verbi, queste cose difficili. E va bene, dai, adesso vado, dopo, non so, vado a regolarmi, e poi ci sentiamo dopo, ovviamente, per questo vlog che durerà 866 minuti. Quindi prendetevi le vacanze, anticipate, raga. A dopo dal pazzo Paolino, pazzo come il tempo di marzo, anzi di aprile. Fra poco siamo a maggio, siamo a giugno, luglio, agosto, settembre, e il mio compleanno sarà, yeah! Faccio 40 anni! Ragazzi, mentre sto guardando un film, è stupidissimo. Stupidissimo ma carino, alla fine è sempre così. I film più trash sono quelli più carini. Big Bug si chiama, e praticamente parla di l'intelligenza artificiale con i robot si è ribellata all'umanità, insomma, c'è una famiglia chiusa in casa e stanno succedendo un sacco di cose divertenti. Mentre ancora ho aperto la finestra perché sto cucinando, qua c'è il mio super goulash di carne, verdure, e ho messo anche i pelati, ho messo un goccettino di panna vegetale. È un po' speciale, ma è buonissimo, raga. C'è un profumo che non potete immaginare. Il tempo, come April vuol dire, va e viene il sole, la pioggia, il sole, l'avvento e la neve. E che dire, raga? Io vi saluto per il momento e ci sentiamo dopo cena. Sì, buonanotte, dopo ho mangiato. Raga, mamma mia, la mia testa! Raga, abbiocco da dopo pranzo, sono l'1:20, c'è un freddo cavolo, c'è un cavolo di freddo, tutto previsto, insomma. Io sto bene, sì, mi stavo venendo l'abbiocco dopo pranzo, post prandiale, così un termine tecnico, e dopo aver visto quel film Big Bug, qualcosa del genere, molto carino alla fine, dai, bella, era anche divertente. Ho visto un altro film divertente italiano, Tre Sorelle, con tre attrici bravissime, che adesso io non conosco i nomi, raga, non me li ricorderò mai, ma sono bravissime, girato al mare, in un'estate della costiera amalfitana, credo, bellissimo, bellissimo, Tre Sorelle si chiama, non so se l'avete mai visto, è del 2021. E l'ho trovato su Netflix, insomma, è molto bello. E me lo sono guardato, mi ha fatto anche molto ridere. Adesso ho messo di nuovo YouTube, c'è Cristiano. E mi devo lavare niente, una pentola, un piatto praticamente di quello che ho pranzato, lo faccio subito. E dopo mi vado a fare la doccia e poi adesso guardo il radar della pioggia, se non arriva un diluvio esco poi verso le 2, 2:30 così, perché dovrebbe arrivare la Degustabox. So che me la lascia lì sotto nel portoncino, però con sta pioggia vorrei essere a casa, insomma, a prenderla, adesso vediamo un po'. Posso anche uscire alle 3, raga, sono più libero che mai, quindi intanto io avevo aperto, sì, la finestra per areare dopo l'aver cucinato, ma mi sa che mi tocca chiudere. Sì, una ragazza mi aveva scritto: ma tu sei stato inverno in magliette e pantaloncini a casa? E raga, intanto d'inverno c'è riscaldamento, quindi si sta bene. Ed estate ovviamente c'è caldo, ecco perché mi vedete così. E poi io non è che, sì, soffro il freddo, però
c'ho anche un fisico, insomma, che mi permette di stare così spogliato, ecco. E niente, poi pensando a domani mattina ho guardato i mezzi per andare a Schwandorf, sveglia presto raga, domani, molto molto presto perché voglio essere, siccome mia zia e mia mamma arrivano in stazione alle 8, tra le 7 e mezza e le 8 meno un quarto, vengono portate da mia cugina lì che va a lavorare, non voglio che stanno lì tanto, non è che sia una stazione malfamata come le grandi città, però sempre una stazione, insomma non mi piace, preferisco arrivare alle 7 e mezza, quindi ho visto poi i mezzi da prendere. Mi porterò l'ombrello quello grande, scomodo però mi porto quello grande perché se c'è il vento quelli piccolini non ti riparano per nulla. E basta. Adesso se mi lavo questi due piattini, poi vedo di uscire. Alexa, ma stai zitta? Ogni tanto si accende. Non sto parlando con te. E quindi vi saluto dopo. E ci sentiamo dopo, sì, insomma. Va bene? Buongiorno. No, sono le due, raga, sempre di questo martedì. Ho aperto lo Swiffer, che finalmente ho imparato a dire Swiffer. E guardate che bello. Sicuramente lo conoscete già. C'era anche lo Swiffer 3D, che non so cosa vuol dire, forse aveva più movimenti, non lo so, ma costava 5 euro in più. E guardate, ho aperto, ci c'erano i regali, i panni asciutti per togliere la polvere e questi umidi, raga, che profumano davvero. Eccolo qua. È veramente umido, è veramente pieno. Guardate come sgocciola. È veramente umido per lavare il pavimento. Adesso c'è un profumo, raga. Proverò. Sento il rimbombo qua nella cucina. Adesso provo, proviamo insieme. Ok, eccolo qua. È veramente, veramente pieno di, proprio bagnato, non so come dirvi, proprio zuppo. Proviamo. Mi piace, wow. Questo è meglio del mocio, raga. Ovviamente io avevo già spazzato ieri, quindi non è sporco pavimento. Ecco che si è aperto, perfetto. Non l'ho agganciato bene, raga, ma funziona benissimo. Un attimo. Dicevo, sono io che non l'ho agganciato bene e adesso funziona. Aspettate, è difficile fare con una mano. Lavare il pavimento, ovviamente. Comunque mi piace molto. Wow. Top, raga. Mi piace. E poi va dappertutto, si può pulire qua sotto. Toglio anche la polvere intanto perché il panno umido. Ovviamente fa due in uno, se vogliamo essere sinceri. Mi piace. Fatemi sapere se conoscevate i panni umidi della Swiffer. Io comunque sto provando perché avevo già lavato il pavimento, ma e c'è veramente tanto prodotto. Ok, poi va dappertutto. Che profumo, soprattutto. Scusate che si giochi di parole. Bene, dai, sono contento. Adesso ne ho tre di prova. Guardate come ha pulito tutto bene. Sì, perché il mocio alla fine non lava così bene, raga. Beh, io che dire. Possiamo utilizzarlo ormai. Possiamo continuare, lo passo dappertutto. Stupito del profumo. Bene, raga, sono contento. Fatemi sapere cosa ne pensate. Volevo guardare l'ora prima di parlare. Sono le 3 meno un quarto, raga. È notte praticamente. Io ho fatto la doccia, ho fatto barba e capelli, ho fatto la maschera, ho fatto un po' di skincare, come si dice.
Gli occhiali fanno pena, adesso li pulisco. Ho fatto un po' di skincare e sono pronto per domani. Ho messo il maglioncino, i jeans di ieri, che sicuramente questo outfit me lo terrò anche per domani. Adesso mi sembra strano uscire col cappuccio e il giubbottone, ma purtroppo ci sono tipo 9 gradi, roba del genere, raga, più il vento che fa sentire un po' più di freddo, va bene. Non ho guardato il radar, sinceramente, se pioverà nella mia uscita. La degusta box non è arrivata, ma io non posso aspettare, sono già le 3 meno un quarto e voglio uscire, e quindi me lo lascerà nel caso nel portoncino, vabbè, che è abbastanza riparato, devo dire. Speriamo bene. Io vado adesso, appunto, esco. Al mio ritorno vi farò vedere se ho trovato qualcosa. Ne dubito perché è difficile, raga, per di quello che ho bisogno è difficile. Ma vedremo, vedremo. Ci sentiamo fuori, magari vi saluto mentre arrivo al negozio. Se il vento non mi porta via, molto difficile. Scusate se è poco, Tempesta Katrina qua. Io ho l'ombrello che mi si spaccherà in un istante. Comunque ci sono 8 gradi percepiti 5, raga. Ma è più che altro il vento noioso, non è che sia. Adesso il vento mi ha rotto tutti gli ombrelli più piccolini, adesso spero che questo regga. Andiamo a vedere se trovo qualcosa, mi sono anche ricordato che mi prendo i francobolli. Mi porta via veramente. Così mi compro anche i francobolli perché ho le cartoline praticamente pronte, raga. Non reggo l'ombrello, no? Non ce la fo. Ritorno a casa, raga, con un piccolo bottino. Diciamo che ho trovato qualcosina, ma adesso vi farò vedere. Con anche un pochino di sole, ritorno. Mentre andavo, ho fatto una bella pioggia. Il mio ombrello ha retto. Si sta meglio adesso, devo dire la verità, eh? Come cala il vento, già si sta molto meglio. Bene, quindi vi farò vedere quello che ho comprato. Poche cose, ma almeno un pochino di, come dire, di miglioramento l'avrò. Adesso capirete. Eccomi qua, raga, a casa con un po' di sole, anzi con un bellissimo sole, ragazzi. Speriamo che duri perché ho trovato qua sotto la degusta box. E speriamo bene, raga, che rimanga il sole così posso aprirla. Sono stato fortunato perché salendo era già giù, così non devo scendere più giù. E vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, le scale sono sempre pericolose. Vi faccio vedere che al lobby ho trovato. Aspettate, ok. Ho comprato questo vasettino che ci devo mettere una pianta perché non ho vasettino, molto carino giallo. C'erano vari colori. Poi ho preso le candeline colorate, queste da Teddy. Passo già a Teddy perché da lì non ho preso più niente. Non ho trovato nient'altro. Candeline profumate alla fragola, sono buonissime, raga. Anzi, è cupcake fragola. Poi ho preso una candela che già conoscevo da Teddy, questa qui al Black Sherry, che è buonissima, pagata 2 euro, però durano. Poi ho preso questi che sono i gancetti per la tenda, che spero finalmente reggano, e quella per la camera da letto. Mentre, come solleva piante, ho trovato questi due qua molto carini, non c'era altro, raga, a 7 euro. Guardate che belli. Almeno è meglio del secchio lì, quella della plastica. Ne ho presi due, dovrebbero essere grandi uguali, sì. Purtroppo non ne ho presi di più perché comunque il costo poi li evitava, però mi sembrano molto carini. Adesso li sistemo almeno per cambiare lì la scatola e questo coso qua. E per quella pianta lì che ho deciso poi di tenerla a casa, ci metto questo vasettino colorato giallo. Adesso vi faccio vedere tutto e poi vado ad aprire la degusta box. Ah,
Mi è arrivata una bella lettera, raga. Questo è il rimborso della Chiesa Cattolica, perché sapete che noi paghiamo in busta paga una tassa sulla Chiesa. Io pago circa 11 euro al mese, 11 euro, scusate, l'ho detto in tedesco, 11 euro al mese. Quindi adesso andiamo a scoprire quanto mi hanno rimborsato su quello che pago all'anno. Bene, raga, è arrivato 45 euro, che non è male, dai, domani mi pago il pranzo a Vaide con le amiche e con mia zia e mia mamma, insomma, va bene, dai, meglio di nulla. Quindi noi ci sentiamo dopo, io non vedo l'ora di aprire la Degustabox, anche se ho sentito che pesa un quintale, quindi sarà piena di bottiglie, e poi di farvi vedere i Poggia Piante. Gli do sempre un nome diverso, ma voi sentite il vento, intanto sapete a cosa mi riferisco. Ecco qua, vi faccio vedere velocemente, raga, come le ho messe. Un'altra cosa, dai. Sono molto carine così. Quella lì è molto grande, gli ho lasciato il cestone. Sono belle, dai. Molto meglio della scatola nera, delle scarpe e il secchiello che usavo per la carta nel computer. In effetti l'ho rimesso lì, vedete? E questo praticamente che ho aggiunto qua a questa piantina. Aspettate che c'ha le foglie secche. Ok, a questa piantina giallo. E niente, lei ho deciso di tenerla qui perché mi dispiace portarla giù. Sta facendo le foglioline nuove. Anche se non fa i fiori, raga. Comunque, dai, una pianta verde. E mi piace molto, dai. Adesso siamo al completo. Vado a aprire la Degustabox e poi vi saluto ancora. Raga, sono le 18:30. Io ho fatto un pisolino. Dopo la Degustabox, ho fatto pisolino. Come vedete continua, vabbè, mi dispiace ripeterlo ogni volta che c'è sempre il brutto tempo, ma in realtà poco fa c'era un sole che questa stanza sembrava illuminata dal Signore e poi è cambiato, sta diluviando, va bene. Sto facendo la configurazione della mia chiavetta Chromecast perché ho dovuto rifare impostazioni di fabbrica perché mi dava dei problemi, così poi mi installerò di nuovo tutte le mie applicazioni per vedere i film, Netflix, Disney e Prime, o quelle tre, però la configurazione della TV sta durando un bel po', siamo al 54% e non vedo l'ora che riparta, così mi installo le app, mi collego, insomma, e ritorno alla mia TV. Intanto però ho tempo e ne approfitto. Domani, raga, il mio amico non può venire con noi a Weiden perché ha un esame importante a scuola, quindi spero per lui che gli vada bene. Sono un po' triste, vabbè, passerò la giornata con mamma e zia. Spero di divertirmi lo stesso. Scherzo, ovviamente, però lui non può venire, ma è una cosa troppo importante. Anche Francesca ha aperto la Degustabox e ha detto che è stata delusissima. Io non lo so, adesso ho cominciato a vedere adesso il video. Secondo me la sua sarà migliore, come se. No, come sempre no, però quelle italiane mi piacciono. A me questa mi ha deluso, ma lo vedrete. Cioè, l'avete già visto in realtà. Che stupido, l'avete già visto. Pensavo di spoilerarvi le cose, invece l'avete già visto. Bene, io ho fatto solo un piccolo cambiamento, è ancora più bello. Ho messo queste in mezzo e quelle due a fianco. Quindi, che dite? Adesso sì che sta meglio, eh? Dai. Buongiornissimo ragazzi, buongiorno, sono le 6:30 del mattino. Allora, io sto per fare colazione, non volevo farla in realtà perché la facciamo alle 8 insieme con mamma e zia, ma devo prendere troppe medicine e non posso, soprattutto una, la devo mangiare per forza. Ragazzi, quindi il tempo è freddo, ci sono 3 gradi, però come pioggia siamo un pochino più fortunati. Sto guardando qua nel tablet quanti gradi ci sono, raga, aspettate, ma mi sembra che siano 3. Un po' fortunati perché non mette pioggia continua come prevedeva, ma la mette verso, insomma, dopo pranzo, anche abbastanza leggera. Allora, ci sono 2 gradi, punto 9. Però. Mamma mia, oggi la massima è di 6 gradi, raga. Eh sì, mette pioggia un poca, dai, ci sta, ci sta. Siamo fortunati. Allora, adesso, dicevo, vado a fare colazione, poi mi butto in doccia e scappo a prendere il primo bus che trovo. Comunque il treno è alle 7:50, quindi. Oddio, un ragno. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Non so se è talmente piccolo, guardate. Eccolo qui. Che sta calando giù dalla parete, guardate. Mamma mia. Sì,
Beh, ragno porta fortuna di solito. Mo mi sta guardando e ragno mi dispiace, ma tu devi uscire adesso in qualche modo. Allora, il treno alle 7:50, raga, quindi dai. Vado a fare colazione. Ci sentiamo proprio dopo, sta risalendo su. Ok, a dopo. Sono pronto, raga, sono prontissimo. Sono le 7:15, esco tra 5 minuti più o meno. Vado a prendere l'autobus e poi il trenino. Il trenino, il treno, il trenino, perché questa tratta c'è uno che passa piccolino, allora mi viene di chiamarlo trenino. Allora, sì, mi sono messo, come vi ho detto, la roba di ieri, il maglione è giallo, c'è un freddo, mi metterò anche la cuffia. E noi ci sentiamo durante la giornata, se riesco a filmare qualcosa, come vi ho detto già, saremo solo noi tre. E va bene. E andiamo a mangiare la pizza, molto buona dove andiamo, e poi faremo sicuramente. Noi arriviamo alle 10 a Weiden. Sì, voi direte perché ti sei svegliato alle 6? Per varie ragioni, ve l'ho già spiegato. Perché purtroppo mia zia, mia mamma arrivano prestissimo in stazione, quindi se no si faceva in orario più normale, insomma. Quindi alle 10 saremo lì, un paio d'ore fino al pranzo, che incontriamo la mia amica, si va sicuramente al centro commerciale. Cosa vuoi fare con sto tempo? E passeremo un paio d'ore lì, e poi nulla, poi ci sentiremo. Poi usciremo dal ristorante, faremo ancora un giretto e poi niente, poi si va verso il ritorno a casa. Va bene, vi mando un bacio e noi ci sentiamo più tardi, o in giro o al mio rientro a casa, raga. Sono arrivato in stazione, raga, qua a Regensburg, ovviamente. Adesso prendo il trenino e 15 minuti sono da Schwandorf, a incontrare mia mamma e la zia. Allora, ho preso il pulmino comodissimo della città, quello che gira solo qui in città. Piccolino, ma troppo bello. Veloce, ogni mezz'ora passa praticamente di fronte a casa mia, è molto comodo per venire qua in stazione. Ok, adesso devo solo aspettare il treno, che mancano praticamente 5 minuti. Ebbene, dai che il tempo ci aiuta, dai. Per favore. Ancora in video. È come le scene dei film che i bambini ricevono il cagnolino a Natale. Oh, quando l'ho visto. Non c'è, ma era qua. Ti ricordi che era attaccato qua? Ma oggi è mercoledì, no? Sì. No? Chiedi a me che c'è, ma oggi giorno Perché? dopo. Ti ricordo.
Perché? Ah, giorno brutto del tempo. Però vedi, se rimane così. No, non puoi. No. Raga, siamo fortunati, abbiamo trovato un bellissimo tempo. Saluta. Ciao, sono felicissima. Ciao Negris. È felicissima. La mia amica. Abbiamo appena mangiato la pizza, adesso andiamo in centro a bere un caffè. Stiamo tornando a casa, non sto inquadrando a voi. Non sto inquadrando a voi. Ciao, mi hai tagliato il bidone, io ti aspettavo. Raga, beh, quel cielo nero è, diciamo che è appena passato. Ha piovuto quando eravamo sul treno. Io sono qua alla mia fermata del bus dove abito. Ho lasciato mamma e zia Rita alla stazione Schwandorf, insomma, e praticamente mio fratello andava a recuperarle. Io sono continuato ancora un pezzo. Adesso arrivo a casa. Raga, qui ci sono due bustoni di roba che ho comprato, tra pantaloni, camicie, magliette. Vi avevo promesso un grosso haul fashion. Quindi vedrete prossimamente il video in cui provo tutta la roba. E mentre due cosine che ho comprato ve le faccio vedere quando arrivo a casa, tra circa 10 minuti. A dopo. Raga, sono arrivato all'incrocio di casa mia, che casino, ma come vedete sta diluviando. Ho l'ombrello dietro, ma preferisco aspettare 5 minuti perché è davvero forte l'acqua e con queste buste non ho voglia, quindi aspetto un minuto e poi vado a casa. Sono a casa, ragazzi, sono le 5 e mezza della sera, mi sono beccato il diluvio, ma meno male che avevo l'ombrello perché sono presidente. Allora, la roba ve la farò vedere poi indossata in un video apposta. Farò un try on haul, forse il primo della mia vita. Ci proverò, ragazzi. Io stavo cercando una cosa per farvela vedere. Allora, contentissimo della giornata, raga. Il tempo ci ha graziato, ma veramente qualche santo ci ha protetto. Non solo non ha piovuto, ma ragazzi, c'era stato anche il sole in tantissimi momenti. E abbiamo bevuto addirittura un caffè fuori, seduti in una terrazza della gelateria di un nostro amico, che c'era un bellissimo sole, c'era quasi caldo, insomma, il sole era bello tiepido. E non ha piovuto, raga, per tutto il tempo. Ha piovuto più che altro in treno, ma lì non importava. E adesso che sono tornato a casa, mia zia e mia mamma sono anche a casa. Scusate, ma sto mettendo a posto della roba, perché sennò me la lascio in giro tutta la sera. Insomma, abbiamo riso tantissimo, è stato bello. Vi ho fatto salutare anche da mia mamma e da mia zia, cioè salutare, le avete viste in video, avete visto anche la mia amica in un tratto. Scusate, ma c'ho una sete. La bottiglietta che ho comprato in giro. 2,30 euro, eh. E comunque, anzi no, mi sa 2,50 euro, poi 25 centesimi ti ridanno quando porti le bottiglie, ma sono dettagli questi. Comunque, bellissima giornata, raga, e adesso vi saluto ancora un attimo dopo, però adesso mi vado a piegare la roba e così la preparo per fare il try on haul, visto che c'è ancora un po' di luce fuori anche se non c'è il sole. E poi vi saluto dopo. Ah, vi dovevo far vedere che ho comprato una calamita di Weiden che non ce l'avevo. Eccola qua. Una calamita di Weiden. Sapete che ci ho vissuto 10 anni qua. 10 anni a Weiden, quindi me l'attacco qui. Credo di non averla, raga. Sono sicuro. Sto dando un'occhiata veloce. No, non ce l'avevo. E poi per le scarpe nuove mi sono preso due di queste solette. Perché oggi le ho provate e sono comode, però con le calze fini mi sembra, raga, che ho bisogno delle solette, quindi ne ho comprate due paia da mettere subito nelle scarpe nuove. Comunque sì, sono comode, mi trovo benissimo. Ok, non vedo l'ora di farvi vedere la robina, raga, però ovviamente nel prossimo video credo di metterlo già domani sera metto il try on haul, venerdì sera alle 21 lo vedrete.
Questo vlog di giovedì sera, siamo a posto. Ieri c'era la Degustabox, se ve la siete persa, poi c'è ancora un altro vlog e c'è ancora il mega svuota spesa da Kaufland. Quindi questa settimana, raga, pieno, pieno di video, ma sono le mie ferie. Io domani mattina vado di nuovo a Schwandorf, però non presto come oggi, vado alle 10, ci sarà il mio amico Mirko, passerò la giornata con lui, la moglie e i suoi bimbi. Mangeremo qualcosa, faremo qualche altro giretto. Io non spenderò più, raga. Oggi vi posso dire che ho speso per la roba, ma io, come vedete dal mio canale, compro poco roba da vestire, cioè una volta una maglietta. Però adesso, dopo un paio d'anni, mi serviva una roba, tanta roba per l'estate, non solo, ad esempio i jeans. Ho preso due jeans, un pantalone grigio elegante, ma anche elegante e sportivo da usare in tutte le occasioni, ad esempio. Mi dureranno anni, quindi poi un po' di t-shirt, delle polo, una camicia, vedrete, vedrete tutto. Ho speso 200 euro, però dai, ci stava stavolta. Vi mando un bacio, ci sentiamo dopo per i saluti finali. Sono le 6:20 quasi. Io metto a posto questa roba, mangio qualcosa e poi faccio il video del try on haul. Forse è meglio che prima faccio il video e poi mangio, perché a dopo. Ragazzi, sono le 18:30, sempre di questo mercoledì, che 17 dovrebbe essere, sì, 17 aprile. Mamma mia, sta passando anche questo mese. Noi siamo in compagnia, penso da ieri mattina, giusto? Che vi ho tenuto compagnia da ieri mattina in questo lungo, lungo vlog, non lo so. Abbiamo parlato di tante cose, penso di avervi fatto vedere già le piante, sì, che le avevo poi sistemate così, avevo invertito lasciando in mezzo quella lì. Mi piace tanto, adesso che c'è un po' di luce magari la vedete meglio. Sì, che ero andato da Kik, no, da Kik, da Teddy ieri, sì. Adesso, perché voi ovviamente state vedendo questo vlog tutto attaccato, tutto intero, io giro magari da ieri mattina, non mi ricordo più che cosa vi ho detto, che cosa ho fatto. Quindi è ora di salutarvi, raga. Lo sapete una cosa? Che io devo ancora rispondere a decine di commenti sul video mega svuota la spesa, raga. E alle 9 stasera uscirà la Degustabox, quindi io voglio sempre rispondere ai commenti prima che esca l'altro video, perché poi si accavallano e non mi piace, non è una cosa ordinata che mi piace. Ovviamente ci sono delle eccezioni quando non posso rispondere, come è successo oggi, ma fino alle 9 vi risponderò. Così poi mi rimarranno soltanto. Cioè, soltanto poi ci saranno i commenti sotto la Degustabox, se no mi crea un po' di confusione a me e magari anche a voi. Quindi ci tengo a rispondere ai commenti dell'altro video prima che esca stasera. Per me, ovviamente, voi avete già visto tutto la Degustabox. Quindi vi auguro un buon giovedì sera oppure un buon venerdì se mi guardate di venerdì. Per me venerdì sarò ancora in ferie, però già sento il lunedì. Già sentirò il lunedì. Ma adesso ci sono altri giorni per godermi. Quindi vi mando un bacione grande, vi ringrazio tanto, 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 tanto. Non vedo l'ora di sfilare con questa roba, raga, mi viene da ridere, però voglio farlo. Adesso devo un po' sistemare la sala, sposto il tavolo tutto in là, perché c'è ancora un po' di luce fuori, come potete vedere, se no dopo le 7 scende un po' buio. Quindi non vedo l'ora. Io ho già mangiato la mia insalatina. Mi sono anche bevuto il caffè, sono a posto, adesso mi vado a cambiare, così poi apro l'altro video, che vi ricordo domani sera riesco, ma sono sicuro, lo metto domani sera alle 21, mi raccomando, il try on haul XL, Fashion XL, non so che titolo dargli, insomma, curvi no, perché le curvi sono le donne, giusto? Le modelle curvi, io sono un modello curvi, si può dire, non lo so, modello XL, vedremo. Bene, con pochi soldi vedrete che uno si può vestire anche se un pochino in carne, un pochino decente. Ecco, questo è il mio scopo. Va bene, vi voglio tanto bene, vi mando un bacio, un abbraccio, lasciate un like, un commento. Tutti i miei link dei social sono linkati qua sotto, ci sono altre informazioni nell'info box, mi raccomando. Vi mando di nuovo un grande abbraccio. Ci sentiamo domani sera, questa settimana sarete pieni di me. va bene, vi voglio bene. Ci sentiamo presto. Ciao, un bacio.